Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Allora, noi continuiamo il discorso che abbiamo aperto qualche volta fa, speriamo di concluderlo, sul... stiamo parlando sempre della Chiesa, parlando della Chiesa in relazione al secondo capitolo, se vi ricordate, della Lumen Gentium, cioè la Chiesa come popolo di Dio. Abbiamo introdotto questo tema, abbiamo visto che i battezzati erano tutti quanti in una condizione di pari dignità comune, siamo tutti quanti in quanto battezzati, sacerdoti, re e profeti. Abbiamo approfondito negli ultimi due incontri l'esercizio del sacerdozio comune o battesimale, specialmente nella ricezione dei sacramenti, se vi ricordate. Abbiamo visto quindi la confessione e l'Eucaristia in maniera particolare. Ecco, oggi dobbiamo adesso guardare un attimo l'unità e l'universalità del popolo di Dio e poi delle tematiche molto molto belle, sicuramente risponderanno a qualche vostra domanda, circa da un lato l'importanza dell'appartenenza alla Chiesa, dall'altro il modo con cui si deve appartenere alla Chiesa e dall'altro ancora che fine fanno quelli che nella Chiesa non ci stanno per motivi non dipendenti dalla loro volontà, che è una domanda che molti si fanno. Tipo, i musulmani secondo me sono tutti all'inferno? I buddisti sono tutti all'inferno? Gli sciamani sono tutti all'inferno? Gli ebrei sono tutti all'inferno? Sono domande a cui bisogna non soltanto dare una risposta, ma dare anche una risposta adeguata, no? Perché comunque noi sappiamo che Gesù ha affermato la necessità del battesimo e quindi dell'appartenenza alla Chiesa per avere la salvezza. Quindi non è un optional o una cosa di più. Però come stanno messi quelli che... Sono tutte altre domande a cui la Lumen Gentium risponde, sono cose molto molto interessanti, no? Allora, innanzitutto guardate un attimo una cosa, questa... l'immagine che sta qui dietro, per capire un attimo l'unità e l'universalità del popolo di Dio, no? Allora vedete che c'è Cristo, la Chiesa è, anzitutto la Chiesa è di Cristo, questo dobbiamo ricordarla sempre, la Chiesa è di Cristo, d'accordo? Non è del Papa, non è del Vescovo, non è dei preti, non è dei cardinali, non è del Vaticano, non è del parroco, la Chiesa è di Cristo. Quindi è Lui che se ne prende principalmente, grazie a Dio cura, se no a quest'ora la Chiesa sarebbe andata in completa estinzione nel corso della storia. Oh. Poi c'è il Collegio dei Vescovi, come vedete, con il Papa quale guida. Cioè, voi sapete che il Papa è il successore di Pietro, poi lo vedremo meglio negli incontri forse dell'anno prossimo, insomma, quando approfondiremo un po' il tema della gerarchia, no? E ci sono i Vescovi che succedono come totalità agli apostoli. Quindi sapete che il Papa è il vicario di Cristo in terra, il Vescovo è il vicario di Cristo in una diocesi, perché comunque voi sapete che, alla domanda, poi approfondiremo queste cose, che differenza c'è tra il Papa e un Vescovo? Nessuna sotto certi punti di vista, immensa sotto un altro punto di vista, perché il Papa è un Vescovo, non è niente di più di un Vescovo. Solo che il Vescovo di Roma, essendo il Vescovo di Roma il successore di Pietro, sta in una posizione primaziale, superiore a tutti gli altri Vescovi. Ma questo dipende dall'ufficio petrino, non dal fatto che è qualcosa di più, ok? Come dire, per il fatto sacramentale, perché per il fatto sacramentale è uguale a tutti gli altri Vescovi. Poi vedete che la Chiesa locale, cos'è la Chiesa locale? La Chiesa locale è la diocesi, perché la Chiesa universale è composta anche da tutte quante le diocesi in cui è suddivisa la Chiesa universale, e l'ultima localizzazione della Chiesa è la parrocchia. Voi sapete che io sto qui perché mi ci ha mandato il Vescovo e sono qui come rappresentante del Vescovo e come collaboratore del Vescovo. Un sacerdote non sta, un parroco, non un sacerdote. Ecco, perché il parroco esercita nella parrocchia in forma limitata, ecco, però la stessa autorità del Vescovo, d'accordo? È per questo che è il Vescovo che sposta i parroci nelle parrocchie, eccetera, eccetera. Così come lo sapete che i Vescovi, come fa uno a diventare Vescovo? Non si diventa Vescovi. C'è il Papa che ti manda una bella letterina e ti dice: t'ho nominato Vescovo di X, d'accordo? Così come il parroco quando cambia parrocchia, il Vescovo ti chiama e ti dice: tu hai la mia intenzione di nominarti parroco di Y.
funziona così, ecco. E poi vedremo a suo tempo che la comunione gerarchica è, come dire, richiede l'obbedienza in questi casi, ecco. Io grazie a Dio su questo almeno una delle poche cose su cui per ora non ho molte cose da rimproverarmi. Allora, però tutti insieme abbiamo visto che la Chiesa è composta da pastori e fedeli nell'unico popolo di Dio. Allora, il numero 12 della Lumen Gentium dice una cosa molto importante. Questo è importante sia per capire la Chiesa, sia anche per capire alcune cose che avvengono dentro di noi. E dice questo: l'insieme di tutti i battezzati, pastori e fedeli, non può sbagliarsi nel credere. Cioè, quando c'è una verità di fede importante, tutti, in qualche modo, anche quelli che non sono dotti, che non sono istruiti, eccetera, eccetera, ne sentono in qualche modo la verità. Chi ha approfondito queste tematiche, voglio sapere, sono stati periodi nella storia della Chiesa, per esempio durante la prima grande crisi, questa la studi anche a scuola, la crisi dell'arianesimo, d'accordo? Siamo intorno alla fine del terzo secolo dopo Cristo, no? Quella che poi diede sfociò nel concilio di Nicea, da cui è nato il credo che recitiamo la domenica, no? Ario praticamente diceva che Gesù Cristo non è veramente Dio, detto proprio in due parole. È un grand'uomo, è la creatura più grande che esiste nell'universo, insomma, è secondo soltanto al Padre, ma non è, come diciamo nel credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio. Rappresentava, siccome Ario era un prete, presentava queste cose con delle argomentazioni così sottili e particolari che gli andavano dietro pure più di qualche vescovo. Non vi scandalizzate questa cosa qua. Anzi, gli studiosi dicono che la maggioranza dei vescovi dell'impero romano erano ariani, e che il concilio di Nicea è stato fatto anche grazie al grande Sant'Atanasio con pochi vescovi rimasti fedeli. Però la quasi totalità dei fedeli laici, quando sentivano gli erani, dicevano: tu sei matto, per me Gesù Cristo è Dio, tutto quello che te pare, tutte le argomentazioni che te pare, io credo che Gesù Cristo è Dio, punto e basta. E anche questo humus, diciamo così, di, ecco, questo è molto importante, questo è vero anche tuttora, ed è anche il fondamento, questo sensus fidei, del diritto e anche del dovere che a volte hanno i fedeli di manifestare le proprie opinioni e convinzioni. Questo si trovano anche nel diritto canonico. Faccio un esempio molto molto concreto, no? Se ti trovi che, facciamo un esempio con me, che io dico qualche cosa di strano, dal pulpito o da qualche altra circostanza, che tu quando lo senti, attenzione, non è che ti sfruguglia perché ti va, no, questo no, ma tu dici: ma che è sta cosa? A me non mi sembra che la Chiesa insegni questa cosa. D'accordo? Può succedere anche a persone che non sono tanto formate. Allora, un fedele ha il diritto a una chiesa di spiegazioni, d'accordo? Quindi, senti, po', hai detto questa cosa, forse ho capito male, mi spieghi un attimo bene, ma tu in questa cosa mi garantisci che stai seguendo il catechismo della Chiesa Cattolica, sì o no? Questo purché si faccia, come dire, con, evidentemente, questo vale per tutti, no? Anche nei rapporti interpersonali non possiamo andare a aggredire le persone o essere arroganti o strafortenti, no? Uno lo fa con calma, con umiltà e con dolcezza, si può e si deve fare. E se Dio non voglia ci fosse qualche problema, questo bisogna dire: sì, padre, io, le sue opinioni personali sono rispettabilissime, però almeno quando parla un vescovo ufficiale, dal pulpito o dal confessionale, è necessario essere espressione di quello che la Chiesa insegna, capito? Io questo cerco sempre di farlo, e quando mi scappa, cerco di evitare di farmelo scappare quando parlo, diciamo, in veste ufficiale, qualche mio pensiero personale, e io lo dico, questa è una cosa che penso io, in modo tale che il fedele sappia che una cosa che penso io è una cosa che penso io, una cosa che insegna la Chiesa con la forza dell'autorità di Cristo è un'altra cosa, d'accordo? Certamente, nessuno è, adesso lo vedremo, nessuno può essere obbligato a credere, però se una cosa è verità di fede, se vuoi essere in comunione con la Chiesa, la devi credere. Se una cosa non è verità di fede, se non la credi, non perdi la comunione con la Chiesa, cioè sta l'abisso. Allora, nel popolo di Dio, vedete, questo si chiama unità e universalità. Noi dobbiamo essere una cosa sola,
L'unità, da un lato, come vedremo quando parleremo di credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, è garantita sotto certi aspetti divinamente. Per cui intanto vi basti sapere questo, anche se adesso voi sapete che ci sono stati gli scismi d'Oriente, lo scisma d'Occidente, lo scisma anglicani, luterani, calvinisti, ma c'è stata quante sette protestanti che girano in tutto il mondo, sembrerebbe che la Chiesa non sia una, che si sia frammentata in tante parti, ma non è così. Perché l'unità della Chiesa continua ad esistere nella Chiesa cattolica, poi lo vedremo a suo tempo. Queste sono lacerazioni, ma non rotture dell'unità, perché l'unità è divinamente fondata. Ora, dentro la Chiesa, questa unità non vuol dire che siamo tutti, come dire, uniformati l'uno all'altro. Perché attenzione, l'unità non è l'essere tutti uguali, no, ma è l'essere tutti uno nonostante la diversità di compiti e di funzioni. Guardate che l'equivoco su questi argomenti, cioè un prete deve fare il prete, un papà di famiglia deve fare il papà di famiglia, un professionista deve fare il professionista, una sposa deve fare la sposa, d'accordo, deve fare la mamma, un frate deve fare il frate, una monaca di clausura deve fare la monaca di clausura. Oggi queste cose non sono sempre molto chiare. L'unità della Chiesa è garantita quando ciascuno fa bene il proprio compito nell'accoglienza e nel rispetto dei compiti degli altri. Questa è la bellissima unità. È come dentro una famiglia, la stessa identica cosa, d'accordo? Come dentro, per certi aspetti, mo, è una cosa brutta, insomma, come dentro un'azienda, è la stessa Chiesa, non è un'azienda, ovviamente, capite bene, no? Ma noi sappiamo bene che le cose funzionano quando c'è una grande unità, una grande concordia. Stessa cosa vale all'interno di una parrocchia, dove voi vedete che tutti quanti gli organi di... Perché il Papa è uno, il Vescovo è uno e il Parroco è uno? Perché la presenza di una sola persona, da un lato, esprime la necessaria unità. Voi sapete che se volesse il Papa, potrebbe fare il despota. Ha il potere di farlo, cioè potrebbe in continuazione stare a prendere decisioni per tutti, e tutti dovrebbero starsi zitti perché lo può fare. Ma vedete che il Papa fa così? Generalmente non lo fa mai, d'accordo? Pure un parroco, se gli piace, entro certi limiti, cioè nei limiti ristretti della potestà di un parroco, che chiaramente è molto molto più limitata, ma se mette a fare il dittatore, fa il dittatore. Certo, poi i fedeli si lamentano, dal vescovo scrivono le lettere, scrivono le cose, ma il vescovo lo rimuove. Però, capite? Ma non è questo il senso dell'essere uno, perché l'essere uno è che nella sua persona esprime l'unità necessaria che ci deve essere. Cioè, noi stiamo adesso qui studiando la Chiesa con una costituzione del Concilio Vaticano II. Voi sapete che una costituzione di un concilio, se il Papa non la firma, possono essere d'accordo pure 4.000 vescovi, ma se non ci mette la firma il Papa, quel documento non vale niente. Però voi capite che queste cose sono, prima di firmare un documento di questo genere, voi capite, c'è una stesura, c'è una bozza, poi la vanno a parlare nelle commissioni, un po' come succede con le leggi, no? Poi la presentano in aula. Guardate che quando vedo un documento, nei documenti, ogni parola pesa una tonnellata, perché prima non va bene, cambiamo, ricambiamo, ricambiamo, ricambiamo. Il Papa, che comunque presiede il Concilio, cerca che per ogni documento che viene approvato ci sia l'unanimità, o quasi, anche se basterebbe la maggioranza. Cioè, se ci stanno 4.000 vescovi, un documento il Papa ci mette la firma se ci stanno 3.990 placet, quindi che proprio il dissenso è praticamente irrisorio, perché tu sei sicuro, ecco questa importanza, che lo Spirito Santo, quando vuole parlare, crea l'unità, quindi deve mettere d'accordo tante persone. Se c'è qualcuno che sta, è meglio che ripensiamoci un altro po', cambiamo qualche parola, oppure ascoltiamo quelli che stanno in dissenso e cosa ci hanno da dire, cosa che non gli sta bene, e rivotiamo. Questo è proprio uno stile, questo qui, no? Ecco, è uno stile molto molto importante. Quindi capite, l'autorità nella Chiesa non c'è il compito di spadroneggiare, come dice San Pietro, ma di aiutare la maturazione delle singole persone a tutti i livelli, d'accordo? Perché la Chiesa non è di nessuno, è di Cristo, e va guidata e governata cercando di raccapezzarci un po' su qual è la volontà di Cristo. Voi capite anche tante cose che stanno succedendo oggi, no? Oggi ne stiamo in un contesto, ne parlavo anche oggi a pranzo con Don Pierpaolo,
particolare, diverso. Cioè, anche a me prete, alcune cose, anche a tanti preti, in testa non gli entrano tanto. Cioè, noi non possiamo continuare a far finta che stiamo a 100 anni fa. 100 anni fa tu tante cose le potevi dare per scontato, capito? Adesso non si può dare per scontato niente. Io lo vedo qui, ma lo vedo anche a Borgo San Michele, lo vedo quando sto con i ragazzi del catechismo, con i giovani. Cioè, tante cose non è che le persone sono proprio completamente scomparse, stiamo a zero assoluto, non ci stanno nella coscienza, capite? Ecco perché tante volte, anche vedete nei documenti ecclesiali, gli interventi, si sente dire: fate attenzione, bisogna valutare caso per caso. Non è che valutare caso per caso dipende dal fatto che non esistono più le regole sono sempre le stesse. Il problema è che le persone adesso si trovano a anni luce di distanza. Per cui, come fai? È difficile. Cioè, parlavamo l'altro giorno all'incontro con i preti, i famosi corsi prematrimoniali. Oggi i corsi prematrimoniali, non vi scandalizzate, l'80% dei partecipanti convivono. Ma non è che convivono, dice, se convivono, dice, ma guarda quale grande peccato sto a fare, non vedo l'ora di sposarmi e così finalmente mi rimetto in grazia di Dio. No, no, quelli convivono, cioè, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, gli passa manco per la pre-anticamera del cervello. Io ne sono accorto tante volte. Se tu questo gli vedi, cioè, allora, da un punto di vista oggettivo, chi convive si trova in stato di peccato gravissimo, d'accordo? Da un punto di vista oggettivo, e attenzione, ma questo quanto ne è consapevole oggi? Quanto? Che grado di responsabilità morale davanti a Dio c'ha? Che educazione ha ricevuto? Perché oggi l'educazione non c'è veramente più, eh. Io non posso raccontarvi tante cose che so dai dialoghi privati anche con i ragazzini, ma veramente certe volte le ragazzine hanno raccontato certe cose, dice, ma sto povero ragazzino, ma come caspita farà a interiorizzare un minimo di fede con le situazioni che c'ha alle spalle? Famiglie sfasciate, famiglie distrutte, situazioni degradate a volte, no? Quindi è complicatissimo. Io sinceramente mi vorrei andare anch'io dentro un monastero, dico la sincerissima verità, perché dinanzi a tante problematiche non è facile veramente, perché da un lato tu non puoi, come dire, cioè non puoi, come dire, distruggere le regole e fa finta che non ci sta più niente, ma dall'altro lato tu c'hai delle persone che sono diventate, pure sono battezzate, so proprio, come dire, avete visto, siamo tornati all'età della pietra, ai trogloditi proprio. Cioè, che al troglodito mica gli può mettere in mano l'iPhone, quello non sa manco che te, sa manco lavorare la pietra, capito? Cioè, ci stanno queste situazioni complicate. Allora oggi è tutto complicato, molto complicato. Nessuno c'ha, se qualcuno c'ha qualche ricetta, vi dico, anche quando noi parliamo tra sacerdoti, cioè con le difficoltà, no? Le ricette qua non ce l'ha nessuno, eh? Non ci stanno. Bisogna con pazienza, con calma, accompagnare veramente, come quando il Papa parla dell'accompagnamento, che io anche su tante cose in passato sono stato anche un pochino critico, dico, ma però così, cioè, dico, però poi se tu guardi, ti accorgi, va bene, e che cosa vogliamo fare? Alla coppia che convive, io la dico, brutto peccatore, disgraziato, tutta la dritto dritto all'inferno. Quello dice, va a morire, non posso parlare, dice, cioè, che fa? Non ci mette più, cioè, se c'aveva intenzione di me, via, sparisce dalla circolazione, ti manda un sacco d'accidenti, va in giro con tutto il circondario a dire che quel prete è matto, che non lo ha accolto, che lo ha criticato, che lo ha aggredito, eccetera, eccetera. Che hai risorto? Cioè, capite? Cioè, non è tanto, cioè, è complicato, cioè, veramente molto molto complicato. Quindi, ecco, questa ricerca di unità oggi è ancora resa complicatissima da questo fatto, no? Cioè, guardate anche la nostra realtà qui locale, no? La stragrande maggioranza delle persone, gli mancano proprio, come dire, le coordinate essenziali, anche sulle nozioni elementari, no? La frequenza della messa domenicale, tanto per fare un esempio, ma quante persone sanno che è una cosa importante, gli passa per antiare, cioè, gli passa proprio, non ci sta proprio, capito? Bisogna trovare il sistema per farglielo piano piano, con calma, riscoprire, no? Ecco perché, cioè, questi sono slogan, no? Che non si devono fare gli slogan, però dici,
la cosiddetta chiesa non uscì, cioè devi uscire per forza perché la gente dentro ci sta più, quindi devi andare a cercare di ritrovare qualcuno, e con che stile vai a ritrovare qualcuno? Perché non ti vogliono stare a sentire. Lo stile qual è? Che tu intanto intessi dei buoni rapporti con chiunque, all'interno di quel buon rapporto poi piano piano gli porterai eventualmente, vedete, anche l'annuncio del Vangelo. Se qualcuno ha qualche ricetta differente per riportare gente in chiesa, siamo tutti contenti di andarla a sentire, capite? Cioè, vi parla una persona che, cioè, fa difficoltà, è una persona molto schematica, molto, mi conoscete un pochino, no? Però è una realtà di questo genere. Allora, quindi attenzione, l'uguaglianza non vuol dire uniformità, cioè che siamo tutti quanti, vedete, questo vale anche nella vita di coppia, no? Cioè, le stupidaggini che dicevano le femministe, cioè certo che c'è uguaglianza tra uomo e donna, ma in che senso? C'è uguaglianza sul piano della dignità, d'accordo? Adesso hanno fatto pure l'uguaglianza su tutti quanti i lavori, no? Allora dico, ma quante donne manovalesse ci stanno in giro? Vedete quante ce ne stanno di manovalesse? A tutto dice, voglio fare dignità, voglio andare a fare la manovalessa. E fa fare la manovalessa? Se ce la fa portare in collo un pacco di cemento che pesa 50 kg. Cioè, capite? Cioè, su alcune cose diventa ridicolo, diventa, no? Cioè, capite? Quindi non si tratta di dire, ah, allora io sono discriminato perché non posso fare la manovalessa. Ma falla fare la manovalessa, capito? Cioè, io non voglio, cioè, a me, cioè, pure le donne che pigliano i fucili, a me fa un buon pressione vedere la donna, non voglio, cioè, per carità, se le donne vogliono prendere i fucili, hanno un sacro santo diritto, ma a me fa un po' di pressione, se io avessi avuto la moglie, se questa presenta un fucile dentro casa, a me mette paura, cioè, la donna deve essere buona, se la donna deve essere fucilata di moglie, insomma, mi farebbe un pochino di cose, no? Cioè, capite, e anche qui rispetto anche dentro la chiesa. Allora, voi sapete che sulle cose di fede non si può discutere, sui principi però. Però ci sono alcune cose che non sono di fede, in senso stretto. E allora a volte nella chiesa si beccano, ma pure in parrocchia si beccano per altre cose molto molto più piccole. Ah, c'ho ragione io, c'ho ragione questo. C'era un proverbio antico, qui non c'è citato, che diceva, nella chiesa, per capire il senso di unità. Ve lo dico prima in latino e poi ve lo traduco, perché stavo detto in latino: necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Diceva così, cioè, nelle cose necessarie, cioè che la Madonna è l'Immacolata Concezione, non è oggetto di discussione. Se ci credi, sei in comunione dentro l'unità della Chiesa. Se non ci credi, vatti a trovare qualche chiesa, qualche comunità protestante, perché tanti protestanti ci credono alla Madonna, scegli tra avventisti, metodisti, chi te pare, d'accordo? Ma non puoi stare dentro la Chiesa Cattolica in comunione con lei, d'accordo? Però su altre questioni più contingenti, più, capite, che dipendono da altre, non ci si può scannare. Cioè, si cerca di trovare una soluzione che rispetti anche le diversità, d'accordo? E a volte uno deve rispettare delle cose anche se non è perfettamente d'accordo, specialmente su tante misure che sono disciplinari, no? Quali sono le priorità pastorali dentro una diocesi? Se viene il vescovo e dice la priorità è questa, secondo me, io penso che la priorità è un'altra, però dal momento che non è un dogma di fede quello che penso io, il vescovo pensa così, benissimo, facciamo così, per dire, no? Per far capire un attimo l'esempio. Quindi questo per quanto riguarda questo punto. Adesso, c'è salvezza fuori della Chiesa? E attenzione, basta fare parte della Chiesa, cioè tutti quelli che fanno parte della Chiesa Cattolica sono tutti in paradiso? Abbiamo tutti quanti il lascia passare garantito? Allora qui ci sono, vi faccio prima un pochino un elenco, no? Allora, qui c'è un po' un sommario di come affronta la Costituzione questo argomento. Anzitutto l'unità e l'universalità della Chiesa, poi parla dei fedeli cattolici, poi parla dei non cattolici, cioè ortodossi e protestanti, tanto per capirci, poi parla dei non cristiani, musulmani, ebrei e atei, e poi parla della missionalità della Chiesa, cioè del fatto che comunque la Chiesa, in obbedienza al mandato di Cristo, deve mettere tutti in condizione di venire a conoscenza dell'annuncio della salvezza. Qual è?
che Dio è venuto sulla terra e che ha sofferto ed è morto per la salvezza dell'umanità ed è risorto per la nostra giustificazione. Credi tu questo? Nessuno ti obbliga. Sì, allora battezzami. No, amen. Ok, ecco. Questo è il senso un pochettino della missionalità della Chiesa. Allora, in latino, fuori della Chiesa non c'è salvezza, questo è un notaggio antichissimo, si dice extra ecclesiam, nulla salus. Allora, ci sono alcune cose. La Chiesa è necessaria alla salvezza. Questo lo afferma Gesù. Marco 16,16 dice: andate, predicate il Vangelo e battezzate. Chi crederà e sarà battezzato? Lo sapete, ormai lo sappiamo, col battesimo si entra a far parte della Chiesa, oltre a essere cancellato il peccato originale per altre cose. Chi non crederà sarà condannato. Lo dice Gesù. In Giovanni 3,5, il discorso di Gesù con Nicodemo dice un'altra cosa: chi non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, cioè non riceve il sacramento del battesimo, non può entrare nel regno di Dio. Quindi non è un optional, d'accordo? Anche se nessuno può essere obbligato a essere battezzato o entrare nella Chiesa, non è una cosa che dice se lo fai bene, se non la fai amen. No, non è un optional. Conseguentemente, la prima affermazione importante è questa: non possono essere salvati gli uomini che, pur non ignorando il fatto che la Chiesa cattolica è stata fondata come necessaria da Dio per mezzo di Gesù Cristo, e questa cosa è fondamentale, quindi lo devono sapere, non volessero entrarvi, quindi rifiutassero, o rimanervi. Voi sapete che oggi c'è il triste fenomeno, attenzione, è uno dei peccati più gravi in assoluto che possano esistere. Avete mai sentito parlare del cosiddetto sbattezzo? Non avete mai sentito parlare? A me è già successo un paio di volte. Ci sono delle persone sedicenti atee che vogliono essere sbattezzate, che è una cosa, diciamo così, formalmente impossibile. Che voi sapete, il battesimo, io dico sempre, è come un tatuaggio soprannaturale. Il battesimo non te lo toglie nessuno. Tuttavia, chiedono alla curia un documento formale di disappartenenza alla Chiesa, cioè devono fare in cura un documento dove questo dichiara che non vuole avere, lui non crede in niente, non crede in Cristo, non crede nel Papa, non crede in nessuno e non vuole avere niente a che fare con la Chiesa cattolica. E lo mandano al parroco e il parroco deve annotarlo a margine dell'atto del battesimo. Una cosa di questo genere, le conseguenze di un atto di questo genere io preferisco non pensarci, perché altro che peccato contro lo Spirito Santo, questo è peggio. Perché capite, il battesimo non viene tolto, ma un atto di questo genere è molto simile alla ribellione satanico-luciferina, insomma, cioè dico, statene, insomma, falateo, infischiate, ma lascia la porta aperta, che magari nella vita, sai, le cose possono andare in tanti modi. C'è gente che rincontra il Signore a 50, 60, 70 anni, 80 anni, no? Ma fare una cosa di questo genere, soltanto Dio giudica, la misericordia è certamente infinita, ma io sinceramente non lo so le conseguenze a cui andassi incontro uno che ha fatto di questo genere. Non so, anche in caso di pentimento, insomma, come nostro Signore valuterebbe una cosa di questo genere. Mi permetto, che questo non è previsto, insomma, è una mia opinione personale, d'accordo? Però mi sembra una cosa brutta, insomma. Certo che non si rimane nella Chiesa anche quando, pur essendo battezzati, si fa una vita come se la Chiesa non esistesse, d'accordo? Ecco, anche se qui influiscono poi varie circostanze. Attenzione, però, chi sta dentro la Chiesa, attenzione, perché qui Sant'Agostino ci viene sempre in aiuto. Voi sapete, la Chiesa di Cristo, insegna il Concilio, sussiste nella Chiesa Cattolica. Si fa parte della Chiesa Cattolica col sacramento del battesimo. Però ci sono tre modi di stare dentro la Chiesa. Uno, che è quello perfetto: si sta dentro la Chiesa col corpo, cioè sono battezzato, e col cuore, cioè vivo la vita della Chiesa, la liturgia, la preghiera, i sacramenti, i comandamenti, la comunione ecclesiale, qualcuno anche l'impegno. E poi c'è molta gente che sta dentro la Chiesa col corpo ma non col cuore. Che vuol dire? E qui sono due categorie di persone. Io ci scherzo, i cosiddetti cattolici non praticanti,
i praticanti non cattolici o non credenti, oggi stanno pure questi. Allora è un problema di, cioè, a Dio noi non possiamo ingannarlo. I cattolici non praticanti farebbero bene a tenere sempre il cuore aperto e a lasciare qualche spazio al Signore per poterlo toccare, ma questo devono farle anche i praticanti, perché non, cioè, il fatto di essere un po' praticante, specialmente oggi, non ti garantisce, capite? Perché quello che dicevo prima, questo vale anche per i cosiddetti praticanti. Ci sono tantissimi documenti della Chiesa, non essere praticante, ringraziamo il Signore se lo siamo, ma non è detto che per il fatto che vai a messa la domenica, che ringraziamo il Dio se lo fai, tu abbia una fede formata, una coscienza morale ben formata, cioè che tu capisca bene tutti quanti i comandamenti, almeno quelli grossi, che li osservi tutti. Non si, vi assicuro, sono 14 anni che faccio il prete, 12 che faccio il parroco, non lo puoi dare per scontato. E anche qui, quando ci sono le situazioni di irrigidimento, che ci sono sia quelli che non sono praticanti, ma anche quelli che sono praticanti, che pensano di sapere già tutto, tutte le prediche che fa Papa Francesco sui farisei sono tutte quante dirette a queste categorie di persone, che a volte possono anche avere il colletto, perché non c'è, il fatto che tu c'hai il colletto non è che tu sei già santo e hai finito di camminare, no, o che dall'alto della che ti fai, cioè, io tutti i giorni devo mettere la bocca nella polvere e riconoscere anche al Signore, cioè, oggi non ho imparato un'altra, ma quando ne impari una nuova capisci che prima devi sbagliare. A volte uno se pure stufa un po', fra me e voi, allora vai una dritta, perché se tu tieni il cuore un pochino aperto, il nostro Signore lavora, perché, cioè, fino a quando siamo morti, e tu non puoi stare convinto, cioè, che fai tutto bene, che fanno male soltanto, ma manco se sei papa, capito? Nessuno può avere una cosa di questo genere, no? È un atteggiamento fondamentalissimo. Perché stare dentro, cioè, certamente, poi il Signore guarda il cuore, no? Se tu in buona fede magari ti sei sbagliato, hai cercato di fare il bene, invece, però se tu non sei aperto, se te sbagli, chi ti viene a correggere? Cioè, se noi non abbiamo questa cosa, no? Io sono tanto spaventato quando vedo, perché lo sono stato anch'io in passato, no? Quando vedo le persone che partono come bulldozer, come treni, e che pensano che hanno sempre ragione e che non li ferma nessuno. Non va bene. Ha voglia di andare a messa, ha voglia di fare comunione, ha voglia di fare confessioni, capite? Non va. Quindi l'appartenere alla Chiesa è una grandissima grazia, perché ci consente, se teniamo le porte del cuore aperto, di camminare sempre meglio, d'accordo? Ecco, non è mai una cosa da dire con supponenza o con superbia, capite? Cioè, questo è anche le cose. Ah padre, lei non vede in chiesa, ma io sono cattolico, si preoccupi che ogni tanto vengo in chiesa, accendo la candela, faccio l'offerta. Cioè, molte volte dietro queste frasi, come dicevo prima, non sanno quello che dicono. Oggi c'è tanta ignoranza, quindi non bisogna mai giudicare le singole persone. Ecco, però capite, tutto questo discorso oggi va, voi sapete che già San Giovanni Paolo II continuava a ripetere la nuova evangelizzazione. Che cos'è la nuova evangelizzazione? È numero uno imparare a parlare e a portare l'Evangelo agli uomini del nostro tempo, che sono diversi dagli uomini di 100 anni fa, ma la seconda è nuova, perché a differenza di una volta che tu dovevi andare, quando dici devi evangelizzare, che significa? Vado in Burundi e apro una missione, là ci stanno i pagani, quelli che non conoscono Gesù Cristo, gli devi portare l'Evangelo e battezzarli. Ah no, ma oggi il Vangelo lo devi portare pure battezzati. A volte soprattutto è battezzati. Io quando mi era venuto qualche idea andare a missionare, quando ero giovane, dicevo, ma tu devi andare a missione. Ecco, aspetta, cioè, per carità, se vanno a missione è una cosa bella, insomma, ma sappi che qui tra poco diventeremo terra di missione, insomma, no? Ecco. Bene, quindi questo per quanto riguarda, quindi certamente la Chiesa è il mezzo ordinario di salvezza, purché si viva però la Chiesa in un certo modo, d'accordo? Quindi senza superbie, senza sensi di superbia, senza disprezzare chi non ne fa parte, e anche con i nostri poveri fratelli non praticanti, avendo sempre un occhio di misericordia, e ancora di più con quelli che sono praticanti non credenti, perché quelli sono più difficilmente convertibili, perché
perché un credente non praticante, se vede qualche segno, se incontra qualche buon testimone, si avvicina. Ma le cape toste, assicuro, sono i praticanti non credenti. Perché quando uno è convinto che non c'ha bisogno di niente, che sta a posto, che è già troppo quello che fa, a volte il nostro Signore manda qualche staffilata di quelle, ma a volte non servono manco questi. Io nell'esperienza, insomma, di tanti anni mi dice questo qui, no? Allora, ecco, e invece, per quanto riguarda i non cattolici, voi sapete che è da diverso tempo che si è aperto il cosiddetto dialogo ecumenico, l'avrete sentito nominare qualche volta, che dobbiamo anche un attimo, allora. Il problema è questo qui, di fatto nel corso della storia ci sono state delle brutte lacerazioni causate dalle miserie degli uomini, perché la Chiesa è fatta di uomini. Miserie su cui non dobbiamo dimenticare che ci soffia il diavolo, soffia, appiccia il fuoco, continuazione. Per cui sono sempre state, vi faccio un esempio, no? Martin Lutero ha fatto dei danni enormi, ecco, e nessuno si sogna, almeno io meno che mai, in nessun modo, da un punto di vista oggettivo, di salvare quello che ha fatto, d'accordo? Perché è stato un errore. Ne voglio certamente giustificarlo. Però io, per esempio, non mi ricordavo, cioè Lutero è nato in uno dei periodi della storia peggiori dal punto di vista del papato che c'era, perché adesso non mi ricordo, perché mi pare che è nato, voi non vi arrabbiate che è stato qua a Sermoneta, sotto Papa Alessandro VI, e era, ha cominciato la riforma quando era Papa Giulio II. Cioè, chi ha studiato la storia, qualcuno si lamenta dei papi di oggi o del Papa di oggi, dico, ma ragazzi, cioè io non vi voglio dire, non vi voglio raccontare tante cose, perché non voglio scandalizzare, no? È chiaro che ha dato una risposta sbagliatissima a un problema però reale, cioè lui si è fatto condizionare da figure di papi forse non proprio esemplari, perché poi c'è anche una parte della storiografia che dice vabbè, hanno esagerato, adesso noi non ci stavamo, però sicuramente, insomma, magari erano pure esagerato, però qualche cosa ci poteva stare. In ogni caso il problema è questo qui: tu ti trovi dinanzi a un momento, a persone poco rappresentative, era lo stesso discorso di chi dice io non vado più in chiesa perché c'è il parroco che non mi piace, è uguale, la stessa identica cosa, non è mai la soluzione giusta, perché cioè l'appartenenza alla chiesa è qualcosa che va oltre le persone che ne fanno parte, ma va pure oltre chi in questo momento comanda, d'accordo? Perché Alessandro VI ha messo che sia tutto quello che la storia gli ha appiccicato contro. Quanto può campare? 10 anni, 15 anni, 20 anni, poi come dicono a Roma, morto un papa se ne fa un altro, d'accordo? Cioè non è che questo te lo tieni fino al giudizio universale, la Chiesa non è la sua, se Dio non voglia, ti è capitato così, è amen, d'accordo? Ma non posso io staccarmi dalla Chiesa o farmi una Chiesa mia perché non mi piace il papa, cioè, capite? Sarebbe completamente assurdo una cosa del genere. È un momento in cui raddoppio le preghiere, soffro, certo, soffro se vedo fare delle cose, ma perché? Non soffriamo noi, ma hai visto il Papa? Io non sapevo questa cosa qui, che incontra tutte quante le settimane le famiglie di quelli che hanno avuto problemi grossi con sacerdoti indegni, e gli chiede scusa, ma che devi fare? Cioè io mi ci metto nei panni, cioè, tu, se fossi io il Papa che mi metto a fare? Mi viene quello e viene a dire, oh, quel vescovo X ha lasciato quel prete là dentro, questo ha stuprato mio figlio. E io che gli dico? Te devi mettere in ginocchio e devi chiedere scusa, che devi fargli? Cioè ti fai carico del peccato di quel prete, non l'ha fatto il Papa. Non è una cosa sua, però cioè, noi dobbiamo, cioè, la Chiesa se sta così si soffre. Cioè è una comunione, è come se tu c'hai una famiglia, c'hai un figlio tossico dipendente e soffrono tutti. C'è il papà Ambriacone che ammazza le botte tutti quanti e soffrono tutti. Che vogliamo fare? Cioè non è mai la soluzione adeguata, andare a fare la rivoluzione, la guerra, mai. Capite? Quindi il diavolo ha soffiato su queste cose. Non è che non c'erano problemi, c'erano, e a volte, come ha detto San Giovanni Paolo II nel 2000, non so se vi ricordate, quando fece la famosa dichiarazione dove lui non, la Chiesa non chiede perdono alla Chiesa come sposa di Cristo, perché la Chiesa in quanto tale, poi lo vedremo, non ha niente da farsi perdonare, ma alcuni uomini di Chiesa, figli della Chiesa, che non sono stati santi come dovrebbero, ha voglia che ci siano delle cose da farsi perdonare. Allora il Papa si è fatto carico
di tante situazioni, alcune di queste hanno generato gli scismi, hanno fatto diventare delle persone. È come se io, che so prete, so parroco, do cattivo esempio, e la gente dice: ma guarda, questo a me non ci avete più piede in chiesa. Perché è chiaro che non bisognerebbe reagire così, però comunque il cattivo esempio tu l'hai dato, l'hai provocato, d'accordo? Allora, mo però, che è successo? E queste cose si sono atrofizzate, perché lo scisma d'Oriente, lo scisma di Fozio, quello che ha dato luogo ai cosiddetti ortodossi, sapete, è del 1054, sono passati 1000 anni, si è incancrenita questa situazione. Lo scisma di Lutero è del 1517, sono passati in altri 500 anni. Lo scisma anglicano, adesso non mi ricordo l'anno, Enrico VIII, però sono passati secoli. Mo gli anglicani stanno a complicare la vita, perché hanno fatto le donne sacerdote, le donne che hanno fatto un macello, non finisce mai. Quindi, un macello. Allora, che facciamo? Perché comunque dinanzi al mondo, anche se questo, come vedremo, non tocca l'unità della Chiesa, però è uno scandalo. Io non vorrei adesso questa cosa pure poi in giro online, ma la prima volta che andai a Gerusalemme, ve lo dico, se ci doveste andare, tu entri dentro la Basilica del Santo Sepolcro, e la Basilica del Santo Sepolcro è divisa in 5 e in 6. Perché? C'è la parte dei cattolici, c'è la parte degli ortodossi greci, non so chi ci andava, c'è la parte degli armeni, e tu entri, cioè, e si guardano, dico: ma che è questo? Oh, ma che è sta roba? Cioè, proprio nel posto dove Gesù Cristo è morto per tutti. Dove vedete lo spettacolo del Dio, sinceramente rimasi traumatizzato. Non avevo la fede che c'è oggi, ma ci sono rimasto. Dico, ma che è sta roba? Andavo a parlare con i frati, che è? Dico, che è? Bella roba? È solo perché vogliamo fare. È chiaro che gli ortodossi pensano che i cattolici hanno sbagliato e che loro hanno fatto bene. Lutero pensa che il Papa era mezzo matto e che loro hanno fatto bene a fare la riforma della Chiesa. Come si esce da questa situazione? Come si esce? Allora, è lo stesso discorso di prima. Tocca cominciare uno a pregare e poi tocca cominciare almeno a guardarsi in faccia, a provare a parlare senza nessun tipo di cedimento sulle cose importanti, perché non è che fa contento il luterano puoi dire: fa niente, Gesù Cristo nell'Eucaristia non è presente. No, questo non si potrà fare mai e non si deve fare, però devi mettere in moto qualcosa. Cioè, inneschi con un meccanismo, cominci a parlare, sperando poi che lo Spirito Santo lavori nei cuori. Capito? È come quando io vado in giro a farmi due chiacchiere con i miei figlioli, d'accordo? Non sono le due chiacchiere con i figlioli che li portano in chiesa, però è qualcosa, d'accordo? Che se starò qui a lungo, se durano tante cose, per quel qualcosa, cioè, è sicuramente meglio aver fatto due chiacchiere piuttosto che io sto a casa mia e tu stai a casa tua. Io penso che tu sei un pagano peccatore e tu pensi che io sto ancora a far parroco nel 2017, che è stata la cosa più importante da fare nel 2018, capite? Questo sarebbe lo spirito, questo è lo spirito. Allora, certamente, allora, quindi questo per quanto riguarda il dialogo con i non cattolici. Invece c'è il problema di quelli che non sono proprio credenti e che sono fuori dalla Chiesa. Allora, coloro che ignorano, attenzione, il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa senza loro colpa, ma cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere effettivamente la volontà di Dio, attenzione, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza. Allora, c'è gente che sta dentro la Chiesa col corpo e col cuore? Questa è la soluzione migliore. Quelli che stanno dentro col corpo e fuori col cuore vanno all'inferno, tanto per dire, per usare un'espressione, insomma, normalmente, poi il giudice è soltanto il Signore. Quelli che stanno fuori della Chiesa col corpo, ma hanno un cuore retto, quindi non gli è arrivato un annuncio come Dio comanda, non sanno che la Chiesa è necessaria per la salvezza, quindi non c'è, e questo in ultima analisi lo può giudicare perfettamente soltanto Dio, colpa morale nel loro essere fuori, per le tradizioni che hanno ricevuto, per l'educazione, eccetera. Cioè, io so prete della Chiesa Cattolica, ma io so prete della Chiesa Cattolica perché sono nato da mio padre e mia madre, perché sono nato in Italia. Se io fossi nato in Arabia Saudita e fossi figlio di uno sceicco e della moglie, ma state tranquilli che io non ero prete della Chiesa Cattolica. E che merito ce n'ho io di essere nato da mio padre e da mia madre, di non essere nato da uno sceicco e da una sceicca? Nessuno. E quello che colpa c'ha quell'anima, poraccio, se figlio dello sceicco e della moglie?
E non è nato in Italia, è dentro la città cattolica, è nato nel cuore dell'islamismo. Come fa quello, cioè, che è stato poi indottrinato, educato per tutta una vita, che noi siamo gli infedeli, che guai se lascia la religione nel momento, capito? Ecco, il problema è che quando questo muore, nostro Signore come lo tratta? All'inferno perché non fa parte della Chiesa? E quindi dice, ma io come faccio a far parte della Chiesa? Ma credete che mi sono scelto io, mio padre e mia madre che erano così? Allora, sapete come lo giudicherà? In base a come ha vissuto la vita e anche in base a come ha vissuto la religione sua. Non c'è altra possibilità, perché quello comunque è un'anima, non è una bestia rara, capite? Cioè, gli esseri umani, a qualunque razza, nazione, popolo, colore, religione appartengono, sono anime create da Dio, capito? Quindi, se non hanno avuto la possibilità oggettiva di far parte della Chiesa, di conoscere Gesù Cristo, che questo vuol dire che hanno già fatto una vita molto più infelice della nostra, perché se non hai la pienezza dei doni e della grazia non fai una vita bella come la fa, perché la vita dei cristiani è una vita che, se la vivi bene, è una vita bellissima, ricolma di grazie e dei doni, cioè c'è l'Eucaristia, c'è i sacramenti, c'è tutta la pienezza della verità, c'è la pienezza se tu vuoi sapere, come dicevo, io voglio proprio conoscere tutto il bene e tutto il male, fammi un po' di lezioni. Ma apri il catechismo e leggi i 10 comandamenti, c'è tutto lì. Se tu stai lì te sbagli, non c'è nessuna possibilità. Una persona sta in un'altra religione, se vuoi andare a studiare su una cosa la morale è giusta, su un'altra è sbagliata, d'accordo? Vai in mezzo ai buddisti, quelli credono nella reincarnazione, e quando uno muore, se si reincarna, se è stato buono, se tu prima facevi il manovale, ti reincarni un ingegnere, se invece è stato cattivo, facevi l'ingegnere, ti reincarni un manovale, poi se sei cattivo ancora di più, dal manovale ti reincarni un cane, d'accordo? Cose del genere, no? Capite? Queste cose che a noi ci fanno sorridere, noi non ci crederemo mai, perché sappiamo che la reincarnazione è una dottrina eterodossa, non è vera, d'accordo? C'è solo una vita, un'anima una sola, eccetera, eccetera, no? Capite? Però, quando il Signore giudica una persona, il giudizio che fa di quella persona è sulla base di come quella persona completamente ha vissuto, e questo ci insegna anche a noi una cosa molto importante. Cosa dice qua? Come fa una persona ad ascoltare comunque la voce di Dio? Perché Dio parla pure all'islamico, Dio parla pure al pigmeo, Dio gli parla, perché se il pigmeo c'ha un coltellaccio e va davanti alla persona e lo pia e lo ammazza in modo da fargli male, lo squarta, quello capisce che sta a fare una cosa, cioè non lo capisci il precetto fondamentale, non fare agli altri quello che ti piacerebbe che un altro ti facesse una cosa del genere? No. Quindi se tu lo fai a un altro, davanti a Dio stai in colpo, pure se sei pigmeo, ogliati, ma noi qua siamo trogloditi, fa niente, d'accordo? Allora, ricordate sempre che il Signore ci parla a tutti, anche ai credenti, e magari che fossimo capaci di ascoltarle, su quello sarà grande parte del giudizio che noi avremo da parte del Signore. Ci parla dentro il cuore, dentro la voce, con la voce della coscienza. Io vi dico per esperienza, io tante volte ho fatto confessioni di persone che ne hanno fatte da tutti i colori, d'accordo? Tante volte mi è successo, per grazia di Dio. Che succede? Che quando una persona si trova comunque che ha avuto una vita tanto disordinata, certamente poi quando c'è la conversione, gli calano, come a San Paolo, no? Le squame dagli occhi, dice, mamma, fammi correre subito a confessarmi. Però quando poi pensano, si accorgono che anche se tante cose non le sapevano, non ne erano perfettamente coscienti, però c'era il campanellino, si chiama, c'era qualcosa che diceva non fare così, questo non, tu non capisci perché, oppure fai colà. A me è successo un episodio qualche giorno fa, di una cosa piccola, che oh, tu hai fatto una cosa, non hai fatto una cosa, l'avverti che... Poi che succede? Noi la tacitiamo la voce della coscienza, perché siccome dobbiamo giustificare quello che dice, no, ma ho fatto bene perché così, no, ma non ho fatto niente male perché, però quella voce non si tacita bene, d'accordo? Dopo un po' la smette di darti il tormento, perché comunque Dio rispetta la nostra libertà, ma il campanellino suona, se tu ci metti un fazzoletto sopra lo azzitti, però suona, e tutte le volte che quel campanellino suona, noi dobbiamo farci molto attenti, starlo a sentire. Perché è su quello in primis che il nostro Signore ci giudicherà. A tutti, pure non credenti, pure. E se una persona ci ha avuto il cuore retto, quindi si mette in ascolto del campanellino, anche se non ci ha avuto la grazia di poter conoscere la Chiesa, quello all'inferno non ce l'ha.
Perché all'inferno ci va soltanto chi si è opposto coscientemente e volontariamente a Dio fino alla fine. Ce vanno, non è che non ce vanno, ma solo a queste condizioni. È chiaro che voi capite, cioè, un integralista islamico, un terrorista, adesso non lo so, dentro la religione loro, che pensa queste cose qua, fa delle cose molto molto abnormi, insomma, no? Ma non tutti fanno quelle cose. Sapete anche alcune grossi problemi storici, no? Che sono successi, no? Non so se vi ricordate alcune cose dei gerarchi nazisti che dicevano: abbiamo fatto un sacco di stragi. Noi abbiamo obbedito a Hitler, quelli erano gli ordini. Hitler ci ha detto da fare così, cioè un corno, tu devi obbedire, se la coscienza te li pugni, se tu devi fare una rivoltella e metterlo sulla tempia di una persona innocente che ti sparati il letto, e tu ti dici: ma che sono matto a fare una cosa del genere? Ma Hitler ti fai ammazzare tu, perché se non lo faccio Hitler mi ammazza, non fa niente, ma tu non puoi fare una cosa, cioè non ci stanno giustificazioni per una cosa del genere, capisci? Ecco, seguire, ascoltare sempre la voce della nostra coscienza, sempre, cioè mai andare contro la coscienza, mai per nessun motivo. Questo proposito, no, ho sempre pensato, ma tutti questi ragazzi che mandano in guerra, mi viene sempre in mente la prima guerra mondiale, la seconda, che hanno ammazzato, però loro non volevano ammazzare. Allora, purtroppo la guerra è un male necessario, cioè, che non hanno fatto e diciamo erano disertori o che non hanno più. Allora, certamente, chissà. Allora, la guerra quando è fatta per motivazioni, per, è un capitolo a pace, vorrebbero due incontri, in due parole, ecco, non è di per sé peccato, però quello su cui certamente è giudicato un soldato, quindi che sta lì in obbedienza a un dovere dell'amore patrio, è a come ha fatto la guerra, capito? Cioè, se puoi evitare di ammazzare qualcuno è meglio, certo, in certi momenti no, ma come tratti un prigioniero, come tratti una persona, capito? Perché tu, ci stanno modi e modi, insomma, per sparare, cioè tu a volte puoi fargli molto molto male a una persona, quindi puoi fare dei gesti barbari, puoi prendertela con i civili, puoi prendertela con gli innocenti, fa tante cose. C'è la guerra pulita e c'è la guerra sporca, la guerra è sempre una cosa brutta, d'accordo? È un male legato alle miserie di questo mondo che dobbiamo combattere in tutti i modi possibili, dobbiamo fare in modo che non accada mai più una roba di questo. La Chiesa, questa è stata sempre chiarissima, d'accordo? Tuttavia, supponi il caso che adesso un giorno arriva un popolo straniero, ti invade e ti toglie, quindi che fai? Ti devi per forza difendere. La difesa va fatta in una maniera, certamente la guerra purtroppo è guerra, ma in una maniera il più corretta possibile. Il quinto comandamento non dice non uccidere, nel senso dice non ammazzare, cioè non uccidere senza giusta e adeguata causa. Perché di per sé stesso, se non ci fosse stato il peccato originale, non sarebbe dovuto esistere. Però un poliziotto che per salvare una persona è costretto a sparare, va all'inferno. Mi sono sbagliato pure io quando ero giovane. Io pensavo che le armi mai per nessun motivo. Una volta parlai con un carabiniere, mi ricordo che volevano fare esame di uso. Sì, ma se tu dici così, io vado all'inferno sicuro. Non posso fare carabiniere. Quindi non dovrei tutelare i cittadini dai delinquenti. E mi fece pensare. Perché io in buona fede pensavo, dice, ma no, se noi dobbiamo seguire Gesù, non si spara a nessuno. Beh, certamente, se è possibile, certamente che non si spara. Ma in certe condizioni, considerando che oggi purtroppo in giro i criminali ci stanno, e i criminali, cioè, la società ha il dovere di difendere la povera gente e le persone oneste. Che fai? E qualcuno quel lavoro lo deve fare. Certo, lo deve fare, non è che poi fa il pazzo, fai lo sceriffo e sventagli in giro a destra e a sinistra. Devi valutare, però in alcuni casi purtroppo è indispensabile. Quindi questo è il criterio, no? Quindi questa gente si tratta di quelli che stanno dentro la Chiesa non col corpo ma col cuore. A questi non è preclusa la salvezza, anche se non sappiamo in che modi e in che tempi, però non fa niente, cioè se anche questi morono, se ne stanno in purgatorio fino al giudizio universale, se esiste il limbo, se ne stanno al limbo, dovunque stiano, cioè capite, cioè, c'è un abisso tra aver raggiunto la salvezza e non averla raggiunta, perché l'inferno è eterno, capite? La perdizione è una cosa brutta, è veramente una cosa brutta. Ecco, quindi dobbiamo fare sempre attenzione, dobbiamo avere questo buon cuore. Quindi, Chiesa necessaria alla salvezza. Ringraziamo il Signore che ne facciamo parte, cerchiamo di farne parte bene, invitiamo nel rispetto della coscienza tutti ad entrarne, nel rispetto sempre delle coscienze
e dei percorsi di crescita, no? Una cosa per esempio da evitare, l'ho fatta pure io quando ero giovane, quando uno si riavvicina un po' alla chiesa e scopre la bellezza, magari vede quanto è stato stupido, è stato tanto tempo lontano, tante cose che ha fatto, gli piano che vorrebbe riportare tutti dentro la chiesa, gli levati per collo. Allora così si può fare, perché se fa un effetto controproducente, a volte le persone hanno bisogno, in pratica, di tempo, capite? Perché un'anima cioè, c'ha tempi di, cioè a volte una parolina che tu semini sta lì 5 anni dopo porta un frutto. La parolina tranquilla, le forzature non si devono fare mai. La violenza non è mai una cosa buona. Ho letto uno scritto l'altro giorno bellissimo, anche perché Dio non vuole, cioè non vuole che uno vada in chiesa per forza, non vuole proprio. L'altro giorno ho letto uno scritto bellissimo di Luisa Piccarreta, dove diceva: in paradiso, era Gesù che parla, entrano solo anime libere. Noi non vogliamo altra gente in paradiso, cioè gente che ha riconosciuto che io sono il figlio di Dio, ha accolto il mio amore, ha ricolmato il mio amore, ma ha obbedito non perché era uno schiavo, ma perché era contento. Dice: ma ringraziamo il Signore che è venuto Dio sulla terra a dirmi quello che devo fare, quindi vedo l'ora di farlo, sono contento di farlo, faccio con gioia. Se noi facessimo sempre così, oggi è molto importante fare così, perché la gente ritorna in chiesa se vede persone contente e coerenti. Chi è stato qua all'incontro col vescovo, quando il vescovo è venuto, dove stava il vescovo, sta a destra così, e c'ha ragione, ha detto: dobbiamo fare in modo di costruire comunità cristiane, parrocchie, accoglienti, belle, d'accordo? Perché se uno che entra in chiesa la ritrova tutti quanti incavolati, perché magari non si parlano tra di loro, o che si guardano in cagnesco, o che guardano il cagnesco quelli che stanno fuori, che magari sanno che tutti ti vedono in chiesa, però sanno che tu ce l'hai a morte col tizio, ok, e col sempronio. Ma come fa la gente a ritornare in chiesa? Non c'è torno. Ecco, infine, a tutti comunque, in forza del mandato di Cristo, la Chiesa può e deve annunciare la buona novella, la chiamata a conversione. Cioè, San Paolo dice: quando noi annunciamo il Vangelo, facciamolo sempre con dolcezza e con rispetto. Cioè, una persona che non conosce ancora, come dice la Madonna a Međugorje, io non anticipo la Chiesa, ma la Madonna di Međugorje assomiglia molto alla Madonna, almeno come me la immagino io. Poi, se la Chiesa dirà che non è vero, io sono il primo a dire che non è vero. La Madonna non parla degli atei, mai. Dice: quelli che non conoscono l'amore di Gesù. Quindi con questo modo un po'... che sono i più grandi infelici del pianeta Terra, capite? Perché uno che non conosce, non si per esempio, dico: ma come fa uno a campare senza la comunione? Nella capoccia mia questo sarebbe una tragedia, cioè se io non potessi fare più la messa, non potessi fare più la comunione, ma tu mi dici: preferisci essere scannato vivo? Sicuramente, scannato vivo, subito. Quindi, quando tu parli con loro però non lo sanno, capite? Perché una persona che non ci crede, non lo sa. Magari è commentissimo che tu sei un imbecille, che vai ancora appresso alle favole, che stavano nel 2018, ancora stai appresso ai preti, a tutte queste stupidaggini qua, capite? Allora l'arte, che è anche quella cosa del nostro Signore, è cercare di smontarle queste cose, capite? Piano piano, come dire, l'attacco diretto è sempre assolutamente controproducente. Cioè, anche se noi abbiamo delle buone intenzioni, anziché andare a fare del bene al prossimo, facciamo esattamente quello che vuole il diavolo. Perché poi le persone, anziché avvicinarsi, si allontanano ancora di più. Anche perché, per essere molto molto incisivi, uno dovrebbe essere un grande santo. Perché se tu fai il grande incisivo, il grande profeta, appena ti vedono fare una cosa che non va, tu sei questo grande santo, è la fine. Capito? Invece se tu sei tranquillo, se c'è qualcosa che non va, dico: figlio mio, sorello mio, c'hai ragione. Io mi sono messo in cammino, piano piano, non è che se divento santo un giorno. Prega per me, così la prossima volta, grazie che mi hai fatto notare questo difetto, speriamo che la prossima volta non lo rifaccio. Capite, si dicono le stesse cose, però lo stile conta tanto, è molto importante. Guardate che vi parla una persona che per indole e per carattere
dire queste cose, chi mi ha conosciuto 10 anni fa dice: ah, adesso ci sei arrivato 10 anni fa, ci sono arrivato adesso un po' crescendo, un po' anche pensando, capite? Perché non c'è altro. E dice il nostro Signore Gesù Cristo come faceva a parlare con le persone? Che ci dice nel Vangelo? Parlate da me che sono mite ed umile di cuore. Cioè è incredibile, no? Quando vi ricordate quando andarono in quel villaggio che non volevano accoglierlo, allora arrivano Giacomo e Giovanni e dicono: oh, questi non ti accorgono, vuoi che preghiamo Dio che mandi un fulmine, un fuoco dal cielo e li stecchisce tutti quanti? E lui era sdirato. Cioè loro hanno agito, poverini, hanno agito perché gli dispiaceva, hanno agito per amore a Gesù, no? Dice: questi sono matti, non accorgono Gesù, sono matti. Loro lo sapevano che era il figlio di Dio. Ma dice: allora, non mi accorgo, ma pensate, ma io ogni tanto quando penso a ste, quello era Gesù Cristo. Cioè, lui dice: ah, vattene via, che attento vogliamo, tu sei pazzo profeta, vattene via. Gesù Cristo dice: bene, scusatemi il disturbo, arrivederci. Cioè io vi dico, quando vado a benedire case, se sono una porta, purtroppo capita ogni tanto, ti dicono, c'è qualcuno che dice: io non la voglio la benedizione, vada padre, va bene, buonasera. Già ti dico, già una cosa di questo genere non è un'esperienza bella, no? Ma io sono povero prete, a base di luce, Gesù Cristo va in un villaggio e dice: via, 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 te vogliamo, tu sei Belzebullo. E che cosa fa? Benissimo, va altrove, non ha fatto niente. Capito? 2 giorni qui che poi qualcuno ha battezzato in chiesa. Per fare la pesce, dico. Aspetta, Vince. Sono vere tutte tante queste cose, però purtroppo dice, oggi ci sono delle situazioni. Allora, ammesso e non concesso, ne abbiamo parlato all'ultimo incontro con i preti, lo sappiamo, lo so benissimo. Cioè c'è gente che porta i figli a fare la comunione, la crisi, non gli importa proprio niente. Cioè voglia tua di questo incontro sarebbe riservato principalmente ai genitori dei ragazzi del catechismo. Dove stanno? Non ci stanno. Allora, io l'ho fatto negli anni passati. Giuliana, che so anni che lavora per me, lo sa bene, no? Allora, che fai? Non gli fai la comunione ai figli? Gli fai le minacce? E dici: bene, mo faccio 2 mesi di incontri obbligatori per i genitori. Se non vengono i genitori, niente comunione. Allora, sapete che succede? Lo dico io, succede, già fatto. Il 30% se ne va e ti comincia a mandare tanti di quegli accidenti che Dio solo lo sa. Si incavola ancora di più con la Chiesa perché dice: ah, guarda i preti, non sono accoglienti a destra e a sinistra. Quelli che rimangono, vengono lì, stanno per 2 mesi così. Tu parli, stanno per 2 mesi così. Parli al muro. Perché tu qualunque cosa gli dici, devi fare la più pratica, più bella, stanno là così. Perché tu li stai obbligando. Capito? Che abbiamo risorto? Niente. Li cacci? Che abbiamo risorto? Niente. Vengono a chiedere il battesimo ai figli, le situazioni irregolari, gente che non importa niente. Li cacci? Cacciali. Cioè, io veramente, no? Se, veramente, è l'ultimo incontro con i preti, perché noi ci chiediamo queste cose. Se qualcuno c'ha la ricetta, ma magari ce la desse. Non risolvi niente. Cioè, inasprisci ulteriormente le persone, e questi vanno a vomitare fango ulteriormente in giro sulla Chiesa. Allora, il ragazzino è venuto per questo motivo? Io glielo faccio io catechismo, lo so che c'è questo motivo, cerco durante il tempo che faccio almeno di trasmettergli qualcosa, lo so che quasi certamente sparirà, per quello che è chiaro che sparisce. Se il padre e la madre in Chiesa ci mettono mai piedi, ma chi ce lo porta quello in Chiesa? Però io vi dico per esperienza, se tu sputi sangue con i ragazzi, se uno va a Borgo San Michele, sta Barbara là che c'è i figli dentro, e fai così, quindi cambi sistema, dici: vabbè, ogni anno ho 20 ragazzini, se ne salvo 3 all'anno, con 10 anni ne ho salvati 30. 30 ragazzi ti fanno un gruppo giovani, come si sta adesso lì, che se vogliono ti smontano un quartiere, non ti smontano un borgo, lo stanno a smontare. È chiaro che gli altri 300, chi lo sa, lo stanno. Ma come vai? Non c'è altro sistema. Cioè Gesù non ci ha dato altri sistemi. Ecco perché, vi ripeto, io con questo papato
ho dovuto interiorizzare un pochino da tante cose, no? Ma anche che cosa fai? C'è un messaggio che viene, a mio avviso, dalla Madonna, dove viene proprio nominato Papa Francesco, dove si dice: guardate cosa fa il Papa, dice ai vescovi e ai preti, prendete esempio. Cosa fa lui? Cerca di andare in giro, di portare la parola buona a tutti, di portare l'amore, perché sa che solo così le persone torneranno in chiesa. Certo, questo è uno stile un po' pure a volte rischioso, perché va male qualcuno, ma che vuoi fare? Cioè, almeno così qualcuno forse ritorna, tanto se fai diversamente non torna nessuno, anzi continuano a scappare ancora peggio. Capito? Queste sono cose, cioè ve le dico anche, cioè io ci ho sofferto tanto, cioè, capite, mo comincio a essere parroco da 14 anni. È chiaro che uno c'ha sempre, anche quando prende dei provvedimenti severi, si mette a fare un po' di bracci di ferro, è chiaro che c'ha in vista il bene, no? Vorrebbe scuotere un po' le coscienze, vorrebbe scuotere un po' le persone, non è che lo fa per andare a fare male al prossimo, ma non funziona. Cioè l'unico modo, cioè, non viene nessuno e non fa niente. Oh, Don Puglisi, sapete la storia di Don Puglisi? Don Puglisi è stato per 2 anni a dire la messa ai banchi, non ci andava nessuno, la domenica, nessuno, ce n'era solo uno ogni tanto, si metteva al primo banco e lui faceva l'omelia come se fossero 20, 30, 500 persone, poi un giorno lui ha saputo che questo era sordo. Era sordo. Questo stava là al primo banco, faceva sempre così, ma poi ha saputo che era sordo. Però sapete che alla fine la chiesa si è riempita, ma il curato d'Ars, quando è arrivato Ars non c'era nessuno, si metteva in ginocchio tutto il giorno da chiesa, stava di breviario aspettando che la gente rivenisse, andava in giro un po' per paese e che doveva fare? Cioè lo stile che noi abbiamo è sempre questo, cioè quindi perché il maestro ha fatto così, Gesù ha detto voi non siete più grandi di me, un servo non è più grande del suo padrone, un uomo vostro non è più grande di chi l'ha mandato. Questo te costa un po' più di fatica, te costa molte umiliazioni, però non c'è altro sistema. Noi dobbiamo imparare queste cose qui e dobbiamo anche cercare di costruire una comunità con questo stile, non perché lo dice il Vescovo, perché il Vescovo lo dice perché interpreta il pensiero di nostro Signore Gesù Cristo che chiede queste cose qua, perché se non si vedono queste cose qui, ragazzi, bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.